Buongiorno miei piccoli orsetti gommosi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Sonia e questo è il mio canale Sonichan. Per oggi andremo a fare una cosa un po' diversa dal solito. Siccome sono devastata dalle puntine, più o meno da dopo Pasqua, non è un caso, sì, ho mangiato troppe uova di Pasqua. Quindi oggi andrò a fare una maschera di bellezza. Ho deciso di condividere con voi questa cosa perché è la prima volta che provo questa maschera nello specifico e sono un po' preoccupata perché il colore non ispira molto. Vi spiego un attimino per chi non lo sapesse cos'è una maschera di bellezza. È semplicemente un qualcosa che si presenta o sotto forma di crema o sotto forma di polverina che, applicato al viso e lasciato in posa per un po', poi promette di darvi una pelle liscia, vellutata e splendente. Sarà vero? Lo scopriremo. Vi faccio vedere questa maschera, eccola qui! No, al contrario, scusate, vabbè, eccola qua. Questa è la Black Mask. Sicuramente ne avrete già sentito parlare, perché davvero ovunque c'è la pubblicità di questa maschera nera che si applica e poi si vede il retro della maschera con tutte queste schifezzine che erano sulla tua pelle. Andremo a vedere se effettivamente sarà così. Questa qui me l'hanno inviata i cinesini di New Chic. Se trovo il link ve lo lascio qui in descrizione. Onestamente ho un po' paura ad applicarla visto che è cinese, perché non so se effettivamente possa essere di qualità o mi si scioglierà tipo la pelle. Ma dai, non voglio essere così drammatica, dovrebbe rimanere tutto al proprio posto. Usciamo questa mascherina e vediamo come si presenta. Vuoi scendere? Ah, ecco, c'era ancora del cartone. Eccola qui, guardate! È un tubetto tutto nero. Ragazzi, questa cosa è davvero inquietante. Ba 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 skin. In poche parole c'è scritto qui in inglese che dovrebbe andare a togliere le impurità dentro i pori della nostra pelle e i punti neri. Andiamo a provarla perché sono troppo curiosa, ragazzi. Avevo portato questa fascetta, guardate che fashion, da mettere, ecco così, in modo tale che i miei capelli non si impiastriccino con la maschera. Sembro tipo un cocker. Non promette niente di buono. Guardate, ragazzi, è davvero super nera. Sembra petrolio. Ha fatto una bollicina. Andiamo a versare questa maschera così. Non ho capito perché me la sono messa qui. E ora come me la dovrei spalmare? Tipo così. Prendo con le dita e vado. Ah, che schifo. Impressionissima. Ragazzi, ma che cos'è questa cosa? Ok, mi avvicino e la spalmo. Hanno detto di metterne un bel po' perché se è troppo sottile... Ah! Capelle! Ho appena fatto lo shampoo! Hanno detto di metterne un bel po' perché sennò non si stacca. Non so cosa vogliono dire, però meglio non contraddire. Ragazzi, sto diventando Calimero! Wow! Mettiamo anche da questo lato. Questa cosa dovrebbe essere una maschera di bellezza. Questa è una maschera di bruttezza. Oh, mamma mia, già mi sento tutta rigenerata. Andate via, capelli! Sembra che abbia tipo un sacchetto dell'immondizia in faccia. Non toccare le sopracciglia che poi mi stacchi tutte le sopracciglia. Che modo questa cosa dovrebbe rendermi più bella? I miei occhi nella mia faccia in questo momento sembrano due uova all'occhio di bue appiccicati in questa padella nera. Mi sento una specie di rapinatore o killer seriale. Voi che ne pensate? Che impressione! In omaggio con la maschera a quanto pare davano la tintura, perché i capelli che si sono appiccicati alla maschera ora si sono colorati di nero. Fantastico! In tutto questo devo aspettare la bellezza di 10 o 15 minuti in questo stato. Sembra che sia caduta di faccia in una pozzanghera piena di fango. Cosa posso fare ora per tutto questo tempo? Come non ci ho pensato prima? Visto che siamo in tema di nero, perché non farla completa con un po' di carbonio attivo per i denti? Non vi preoccupate, non è nulla di pericoloso, non è tipo radioattivo. È una specie di polverina che si presenta di colore nero. Che fantasia, ragazzi. Ecco qui, guardate. In realtà questo non è altro che un composto di origine vegetale. Questa polverina magica dovrebbe farci avere dei denti super bianchi e splendenti. Fa un odore buonissimo di cocco. Ah sì, guardate, c'è scritto con olio di cocco. Che dite, lo proviamo? Tanto peggio di così oggi proprio non può finire. Direi di andare a prendere anche lo spazzolino che ci danno in dotazione. Questi cinesini sono proprio pro. Anche lui, ragazzi, è uno spazzolino nero, perché ovviamente oggi è tutto, ecco, a tema nero. Le istruzioni di che...
Non riesco più a parlare, ragazzi. Davvero, guardate, la mia pelle tira tutta. È difficilissimo. Scialliciate solo per questa tortura. Vado ad immergere lo spazzolino nell'acqua e andiamo a prendere un po' di questa polverina in questo modo. Che schifo, ragazzi. Dovrei mettere questa cosa nei miei denti. Sembra polvere. 3, 2, 1, via. Che schifo, che pressione. Mi sento proprio nei miei denti. Che schifo, che pressione. Ok, questo è quello che succede quando mangiate liquirizie e non lavate i denti. Oh mio Dio, sembro paperino. Ragazzi, qui più che diventare bianchi mi sembra che stiamo peggiorando la situazione. Sembra un pirata. Ok, che dite, così può bastare? Perché davvero non ce la faccio più con questa cosa. Sento che non starete capendo niente e che sembrerò ubriaca. Vado a sciacquare la bocca. Tranquilli, ragazzi, non lo sto sputando sul tavolo. Ho una bacinellina appositamente per sputazzare. Andiamo a vedere i miei denti. La mia bocca di certo non è più bianca, ma forse i miei denti sì, vediamo un po'. Ah, ragazzi, sembra che funzioni. Non so se è perché prima avevo messo il nero, quindi dal nero al bianco dei miei denti adesso mi sembrano più splendenti. Però lascia una buona sensazione. Ma questo alito di cocco è meraviglioso. Ok, no, così vi stendo tutti orsetti. Ragazzi, non so se questo carbone attivo abbia funzionato, ma di certo un bel travestimento per Halloween, perché davvero facevo una paura incredibile. Però devo dire che è stato super divertente. È come quando mangi la pasta col nero di seppia e poi fai un bel sorrisone. Adesso occupiamoci di questa mascherina che ancora si sta... qua si sta iniziando a sollevare, ragazzi. Però qui è ancora morbidina, quindi mi sa che dovrò aspettare un altro po'. Io odio aspettare. Ho deciso di fare una cosa poco ortodossa, ovvero prenderò il phon, lo metterò con l'aria fredda e me lo sparerò in faccia. Andiamo a sollevare i lembi da qua sotto, come diceva lì nelle istruzioni. Oh, ragazzi, ma fa malissimo. È certo che ti toglie le impurità, ti toglie pure la pelle questa cosa. Ma perché l'ho fatto? Sono stata pazza. Per la bellezza bisogna soffrire. Ce lo stai facendo? Wow, ho il mio mento. Oh mamma mia, ma c'è ancora tutta questa roba qui. Come si toglie? Se volete vedere altri video pazzi, iscrivetevi al canale. E attivate anche la campanellina. Ho questo sacchetto dell'immondizia in faccia che non riesco a togliere. Almeno questa maschera mi ha fatto diventare cantante lirica. Le sopracciglia, no, ti prego, non mi strappare le sopracciglia, mi servono. I capelli, aia, quasi attaccato ai capelli, che male. Povera me. Va bene, ragazzi, dai, d'altronde, che c'è di male? Vado in giro così, non può sembrare una frangettina. Non ho alcuna minima intenzione di andare a togliere ancora questa cosa. Belli i miei nuovi capelli, no? Proprio un ultimo strappettino. E guardate che cosa c'è qui. Almeno andiamo a vedere in questa maschera se effettivamente ci sono le mie impurità. Niente. Ho la faccia più pulita del mondo o questa maschera non mi ha tolto niente. Vedo delle cosine bianche, però non so se siano della maschera, non so, voi vedete. Secondo voi c'è qualche impurità, tipo questo qui magari è un punto nero? Anche se è bianco, quindi non può essere un punto nero. Provo a lavarmi la faccia e ci rivediamo. Dopo 10 minuti di acqua incandescente sulla mia faccia, quella stupida maschera è andata via. Davvero non credo che ripeterò l'esperienza, nonostante effettivamente la mia faccia sia super liscia. È stato divertente ma doloroso, quindi non consiglierei di fare questa maschera. Anzi, se volete, consigliatela ai vostri peggiori nemici. Avranno la pelle liscia e bellissima, ma sicuramente si faranno un pelino malino. Sto scherzando, ovviamente, il male non si augura a nessuno. Comunque, vi faccio vedere i miei capelli, che sono diventati tipo degli spaghetti. Sono durissimi, ma non ho intenzione di andare a staccare la maschera da qui, quindi rimarranno a vita così. Pazienza! Ragazzi, ho tolto la fascia dai miei capelli, ma la parte dei capelli con la maschera, ecco, è rimasta così, proprio tesa dritta in testa. Questa cosa mi preoccupa un po'. Comunque, spero che questo video di oggi vi sia piaciuto. Se così è, fatemelo sapere con un commentino, ma soprattutto fatemi sapere se conoscete altre cose pazze da provare. Tanto la cavia sarò io. Per questo video di oggi l'hashtag sarà maschera di bruttezza, perché ragazzi, ero davvero orrificante. Per questo video di oggi, conciato così, voglio salutare Coniglio Azzurro, Gaia e Paolo Musa. Ciao orsettini.
spero di non avervi fatto troppa paura in quello stato. Per questo video di oggi è tutto, io vi saluto ma ci rivediamo ad un prossimo video, ciao!